Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia. Per chiederti cosa spiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 18 aprile 1926. La Divina Volontà è la depositaria delle opere divine e deve essere la depositaria delle opere delle creature. Mi sentivo tutta impicciolita in me stessa e cercavo di fondermi nel santo volere divino per correre presso di esso, per tenergli compagnia nel suo operato e ricambiarlo almeno col mio piccolo ti amo. Ora, mentre ciò facevo, il mio dolce Gesù, uscendo da dentro il mio interno, mi ha detto: «Figlia mia, coraggio, non badare alla tua piccolezza. Quello che deve starti a cuore è il tenere la tua piccolezza nella mia volontà, perché stando in essa resterai sperduta in essa
E la mia volontà quale vento porterà nel tuo atto la freschezza che possiede, come refrigerio a tutte le creature. Porterà il vento caldo per infiammarli del mio amore, porterà il vento freddo per smorzare il fuoco delle passioni, ed infine porterà il vento umido come vegetazione del germe della mia volontà. Non hai mai tu sentito gli effetti del vento, come sa cambiare l'aria quasi istantaneamente, dal caldo al freddo, dall'umido ad un'aria freschissima e refrigerante? La mia volontà è più che vento, ed i tuoi atti in essa, agitandola, muovono i venti che contiene e producono mirabili effetti. Poi tutti questi venti, uniti insieme, investono il trono divino e portano al loro creatore la gloria della sua volontà operante nella creatura. Oh, se da tutti si sapesse che significa operare nel Fiat Supremo, i prodigi che contiene, tutti farebbero a gara per operare in esso. Vedi, la nostra volontà è tanta che noi stessi la facciamo depositaria delle opere nostre. La creazione, per fare che si mantenesse sempre bella, fresca, integra, nuova, come la uscimmo dalle nostre mani creatrici, la depositammo nella nostra volontà. La redenzione, per fare che stesse sempre in atto di redimere, e la mia nascita, la mia vita, la mia passione e morte stessero sempre in atto di nascere, di vivere e di patire e morire per la creatura, le depositammo nella nostra volontà, perché essa sola tiene la virtù, la potenza di mantenere sempre in atto l'opera che si fa e riprodurre quel bene quante volte si vuole. Le opere nostre non starebbero al sicuro se non fossero depositate nella nostra volontà. Se ciò è delle opere nostre, molto più dovrebbe essere delle opere delle creature. In quanti pericoli non vanno soggette quando non sono depositate nel nostro volere? Quanti cambiamenti non subiscono? Perciò tutto il nostro contento quando vediamo che la creatura fa il deposito dei suoi atti nel supremo volere. Questi atti, sebbene piccoli e di non nulla della creatura, fanno a gara con gli atti nostri. E noi godiamo nel vedere l'industria sua che, per mettere al sicuro i suoi non nulla, li deposita nella nostra volontà. Ora, se per la creazione e per la redenzione la depositaria fu la nostra volontà, anche per il Fiat, come in cielo così in terra, deve tenere il deposito la mia stessa volontà. Ecco perciò le mie spinte, che nulla facessi se non lo depositi in essa. Se non formi questo deposito di tutta te stessa, dei tuoi piccoli atti ed anche dei tuoi non nulla, il mio Fiat, non avendo il suo pieno trionfo su di te, non potrà svolgere il suo Fiat come in cielo, così in terra. Dal Libro di Cielo, volume 19, 25 aprile 1926, il Fiat in cielo è trionfatore, in terra è conquistatore. Passo giorni amarissimi per le privazioni del mio dolce Gesù. Mi sento che respiro un'aria velenosa, bastante a darmi non una morte, ma mille morti. Ma mentre sto per soccombere sotto il corpo mortale, sento l'aria vitale e balsamica del volere supremo che mi serve di contravveleno per non farmi morire e mi tiene in vita per subire morti continue sotto il peso incalcolabile della privazione del mio sommo ed unico bene. Oh, privazione del mio Gesù, quanto sei dolorosa! Tu sei il vero martirio per la povera anima mia. Oh, volontà suprema, quanto sei forte e potente, che col darmi vita mi impedisci il volo verso la patria celeste per trovare colui che tanto sospiro e bramo. Deh, pietà del mio duro esilio, pietà di me che vivo senza di colui che solo mi può dare vita. Ma mentre mi sentivo schiacciato sotto il peso della sua privazione, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e mi guardava fissa. Al suo sguardo pietoso mi sentivo ritornare da morte a vita. E siccome io stavo facendo i miei soliti atti nel suo volere supremo, mi ha detto: figlia mia, mentre tu imprimevi il tuo ti amo nella mia volontà su tutte le cose create,
Tutta la creazione si sentiva raddoppiare l'amore del suo creatore e siccome le cose create non hanno ragione, quell'amore scorreva con impeto verso colui che le aveva create. Ed il Padre Celeste, nel vedersi raddoppiato l'amore che uscì nella creazione, dalla piccola neonata del suo volere, per non farsi vincere in amore, raddoppia il suo amore e lo fa scorrere su tutte le cose create, per tenere la stessa via che ha tenuto la sua piccola figlia. E poi tutto questo amore lo accentra in colei che gli ha mandato il suo amore raddoppiato. E con tenerezza paterna aspetta la nuova sorpresa, che la sua neonata le raddoppi di nuovo il suo amore. Oh, se tu sapessi le correnti e le onde d'amore che vanno e vengono dalla terra al cielo, dal cielo alla terra, come tutta la creazione sentono, sebbene nel loro muto linguaggio senza ragione, questo amore raddoppiato di colui che le ha create e di colei per causa della quale furono create, tanto che tutte si atteggiano a sorriso, a festa e a far scorrere benevoli i loro affetti verso le creature. Il vivere nel mio volere muove tutto, investe tutto e compie l'opera del suo creatore nella creazione. Il fiat come in cielo, sulla terra ha un prodigio, una nota più armoniosa, una caratteristica più bella, che non gode e possiede nello stesso cielo, perché in cielo possiede il prodigio di un fiat di assoluto trionfo. Nessuno gli può resistere. E tutto il godere viene dal fiat supremo nelle regioni celesti. Qui nell'esilio, nel fondo dell'anima, contiene il prodigio di un fiat conquistatore e di nuove conquiste. Mentre in cielo non ci sono nuove conquiste, perché tutto è suo. Nell'anima viatrice il fiat non è assoluto, ma vuole l'anima insieme nella sua stessa opera, e perciò si diletta di manifestarsi, di comandare e fin di pregarla di operare con esso. E quando l'anima cede e si fa investire dal fiat supremo, si formano tali note armoniose prodotte da ambo le parti, che lo stesso creatore si sente ricreato dalle sue stesse note divine dalla creatura. Queste note in cielo non esistono, perché non è soggiorno di opere, ma di godimenti, e perciò il mio fiat in terra ha la bella caratteristica di imprimere nell'anima il suo stesso operato divino, di farla ripetitrice delle opere sue. Sicché se in cielo il mio fiat è trionfatore, nessuno può dire nella regione celeste che qui ho fatto un'opera per attestare il mio amore, il mio sacrificio al Fiat Supremo, qui in terra è conquistatore. E se piace il trono, molto più piacciono le nuove conquiste. E quanto non farebbe il mio Fiat per conquistare un'anima, per farla operare nel mio volere? Quanto non ha fatto e non fa per te? Onde dopo il mio dolce Gesù si faceva vedere crocifisso e soffriva molto. Io non sapevo che fare per sollevarlo, mi sentivo annientata per le subite privazioni e Gesù, schiodandosi dalla croce, si è gettato nelle mie braccia dicendomi: aiutami a placare la divina giustizia che vuol colpire le creature. Si sentiva un forte terremoto da procurare distruzione di paesi ed io sono restata spaventata. Gesù è scomparso ed io mi sono trovata in me stessa. Bene, cominciamo la meditazione su questi due brevi brani, che ci evidenziano un pochino di effetti del vivere nella divina volontà, di operazioni che in essa si devono compiere, ed anche la bellissima differenza che c'è tra la divina volontà in cielo ed in terra, come Gesù spiega, cosa che ci fa rendere conto un po' meglio di come è il paradiso, ed anche di quanto sia importante vivere nella divina volontà sulla terra. Andiamo con ordine.
Luisa nel primo brano sta compiendo, come dice, i suoi soliti atti, nel santo volere divino, che consistono, questo ormai dovremmo saperlo, nel ricambio di amore, nel ti amo, ininterrotto, deposto dovunque, come ringraziamento, come adorazione per la creatura, per sé e per tutti. Luisa si sente piccola dinanzi a tale operato, perché c'è sempre questa sproporzione. Noi avvertiamo soltanto la nostra debolezza, non abbiamo un ritorno, come dire, sensibile della potenza, diciamo, ingenerata, scatenata da questi atti. E Gesù gli dice: guarda, che questi atti smuovono la mia volontà, la agitano, e gli effetti che si producono in giro sono simili a quelli che producono i venti. C'è il vento caldo, e questi sono gli effetti di infiammare le anime fredde nel mio amore. C'è il vento freddo, e questo significa che nelle anime vittime delle passioni esse vengono smorzate. E c'è il vento umido, perché il vento umido serve a far crescere i semi, a far fecondare la terra, a far germogliare le piante. Cioè, questo fa germogliare, quindi produce l'ambiente, l'habitat ideale al germe della mia volontà, quindi lo fa crescere in te e nelle altre creature che in essa desiderano vivere. E Gesù rincara tutti questi venti uniti insieme, investono il trono divino e portano al loro creatore la gloria della sua volontà operante nella creatura. E esclama, e questa è un'esclamazione che sempre deve lasciarci stupiti da un lato e pensierosi in senso positivo, nel senso di impegnati nel riflettere e fare nostra questa affermazione: se da tutti si sapesse che significa operare nel Fiat Supremo i prodigi che contiene, tutti farebbero a gara per operare in esso. E questo sia da sprone anche per noi, per moltiplicare per quanto possiamo e per quanto riusciamo i nostri atti. Ecco, poi c'è una digressione molto importante, sempre operata da Gesù, sulla potenza del divino volere, ed è questo: la spiegazione della, mi si passi il termine un po' neologistico, eternizzazione degli atti compiuti nella divina volontà. Gesù spiega, questo per esempio è una cosa molto importante, ci fa anche capire meglio per esempio come funzionano i sacramenti. No, Gesù è morto in croce una volta per tutte, d'accordo? Ma quell'effusione di sangue, quei dolori, quegli effetti, d'accordo, che sono stati gli effetti caratterizzanti della redenzione del genere umano, come sappiamo dalla Chiesa, si comunicano a noi come? Attraverso i sacramenti. I sacramenti, attenzione, non sono né un simbolo né un rito, come dire, formale. I sacramenti sono l'attualizzazione, ecco che cosa significa, che nella divina volontà tutte le cose stanno in atto, di certi effetti della redenzione. Attualizzazione dove? In ogni tempo, in ogni luogo del mondo dove vengono celebrati. Com'è possibile questo? È possibile perché? Perché l'opera della redenzione è stata depositata da Gesù nella divina volontà, e ci ha spiegato, essa sola tiene la virtù, la potenza di mantenere sempre in atto l'opera che si fa e riprodurre quel bene quante volte si vuole. Quando noi andiamo a messa, noi dobbiamo pensare, è così, cioè anche
Anche questo concetto, diciamo così, che fa parte della vita ordinaria della Chiesa, no? Perché insomma la messa è l'ABC della vita cristiana, no? Anche se in pochi ne comprendono la grandezza. Cioè, questo è un'operazione, anche se magari prima di questi scritti non lo sapevamo, non ci pensavamo, della divina volontà, perché la Chiesa giustamentissimamente insegna che la messa non è altro che il sacrificio della croce in atto nel momento in cui la messa viene celebrata. E l'unica differenza che c'è è che nel rito quello che è successo sulla croce non si compie in maniera cruenta, ma ciò che è avvenuto sulla croce viene non solo significato, ma attualizzato dal fatto che vengono consacrati distintamente il corpo e il sangue di Cristo, che si trovano sull'altare divisi così l'uno dall'altro, perché l'ostia è l'ostia, il calice con il vino è il calice con il vino consacrato ovviamente, e sull'altare che succede che il corpo e il sangue di Cristo si trovano separati l'uno dall'altro. Ma quando è che il corpo e il sangue di Cristo sono stati realmente separati? Perché quando una persona è viva, e adesso Cristo è vivo, io sono vivo, chi ascolta questa meditazione è viva, il nostro sangue non è separato dal nostro corpo, perché scorre nelle nostre vene. Per separare il nostro sangue dal nostro corpo dobbiamo ferirci, dobbiamo farci uscire un po' di sangue. E quando è che il sangue di Gesù è stato separato dal suo corpo? Durante la passione. Ecco che quell'atto che è stato storicamente compiuto circa 2000 anni fa è perennizzato, è costantemente in atto, e appena tu compi quell'opera della divina volontà, perché è opera della divina volontà la celebrazione della Santa Messa, immediatamente dobbiamo pensare che è come se in quel momento Gesù stesse patendo, morendo e soffrendo sulla croce per te e per me. Io lo capisco che sono concetti, insomma, grandi per la nostra povera intelligenza limitata, ma questo è. Dice, e anche la creazione è stata depositata dalla Santissima Trinità nella Divina Volontà, perché? Perché si mantenesse sempre bella, fresca, integra, nuova, come la uscimmo dalle nostre mani conservatrici. Quindi se si vuole dare questa potenza tutta divina, del mantenere un'opera sempre in atto, e riprodurre quel bene quante volte si vuole, bisogna portarla nella divina volontà. Dice, se l'ho fatto io, dice Gesù, nelle opere della creazione e della redenzione, fallo tu con i tuoi atti. Perché se fai un digiuno e tu porti quel digiuno nella divina volontà, ecco quello che significa, no? La trasformazione degli atti da umani in divini. Quel digiuno non produce soltanto l'effetto, va bene, che tu lo fai in quel momento, se lo fai con le dovute disposizioni, ti santifichi un po', ti purifichi da qualche peccato, ricevi qualche grazia, ne espii qualcuno, se lo offri, che ne so, per qualche buona intenzione, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio, certamente quel digiuno produce degli effetti, e questo è indubbio. Ma se è un'opera tua, quell'opera è circoscritta a quel momento storico in cui l'hai compiuto. D'accordo. E poi è finita. Ma se tu lo porti nella divina volontà, quel digiuno viene a partecipare dell'eternità divina, per cui, questo lo so che è un concetto trascendente, quel digiuno potrebbe produrre l'effetto della conversione di un peccatore che storicamente ha vissuto 1500 anni fa. Dici, ma com'è possibile? Se capissimo bene com'è possibile, saremmo come Dio, saremmo. Però questo è quello che Gesù spiega qui. Quindi la potenza di mantenere sempre in atto l'opera che si fa, che è una prerogativa divina. Ma non voglio adesso andare nella filosofia, sono molti che a causa della loro, diciamo così, limitatezza mentale, perché certamente questi sono concetti grossi, quando sentono parlare Aristotele, poi ripreso da San Tommaso, che definivano Dio come atto puro, diciamo, questo è un concetto astratto, questo è un concetto filosofico, non si capisce niente che significa atto puro. Questo significa atto puro, cioè che in Dio tutto è atto,
Quindi ininterrottamente riproducendosi, operando e producendo tutti quanti gli effetti del bene che produce. Ecco così che comprendiamo, passiamo subito al secondo punto, la differenza che Gesù spiega tra la divina volontà in cielo e in terra. In cielo, cioè la divina volontà è conquistatrice, non è conquistatrice, è trionfatrice, attenzione. Cioè, quello che sarà il paradiso. La divina volontà è una ininterrotta produttrice di ogni tipo di delizia pensabile o immaginabile, o meglio, non pensabile, non immaginabile. D'accordo? E chi va in cielo, sapete che appena si ha la visione beatifica di Dio, questo lo insegnava già San Tommaso, si produce un effetto mirabile nella nostra anima. Una fusione indissolubile proprio tra noi e la nostra volontà, in modo tale che appena si ha il cosiddetto lumen gloriae, quindi la visione beatifica, e c'è una trasformazione della persona, noi diventiamo incapaci di fare qualunque cosa di male, impeccabili, subito, e completamente beatificati e felici, come lo è Dio stesso. E questa è una condizione da cui, attenzione, non si sfuggirà, non si uscirà mai per tutta l'eternità, eh? E questa sarà una felicità continua, ininterrotta, ma sempre nuova, d'accordo? Quindi, perché questo è Dio. Sulla terra non funziona così. Perché? Perché dice Gesù, la divina volontà sulla terra è conquistatrice, cioè che cosa succede? In paradiso il suo dominio è assoluto, spiega, nel senso che nessuno, come dire, non solo non può, ma neanche se lo sogna di uscire dalla divina volontà, d'accordo? Ma sulla terra invece non è così, perché sulla terra io posso stare o non stare nella divina volontà, io posso fare un atto nella divina volontà o non farlo, posso dare alla Santissima Trinità il godimento di ricevere il ricambio di adorazione da tutte quante le sue opere, se faccio i miei atti e quindi rimando l'amore raddoppiato, come dice Gesù, oppure no. E quindi sulla terra, dice il mio Fiat, è conquistatore, non è trionfatore. Perché? Perché siamo noi, essendo qui in questa terra, non investiti in questo modo assoluto dal Fiat, ma il Fiat opera in noi tanto quanto noi volontariamente lo facciamo operare, ed ecco che ogni atto che noi facciamo, spiega Gesù, è una conquista del cielo. E a lui piacciono molto le nuove conquiste. Quanto non farebbe il mio Fiat per conquistare un'anima, per farla operare nel suo volere, quanto non ha fatto e non fa per te. In cielo possiede il prodigio di un Fiat di assoluto trionfo, perché nessuno gli può resistere. E tutto il godere viene dal Fiat supremo nelle regioni celesti, ma qui nell'esilio, nel fondo dell'anima, contiene appunto il prodigio di un Fiat conquistatore, perché nell'anima viatrice, il nostro essere viatori, il Fiat non è assoluto. Ma vuole l'anima insieme alla sua stessa opera. E quindi si diletta di manifestarsi, di comandare, addirittura di pregarla di operare con essa. E quando l'anima cede e si fa investire dal Fiat Supremo, si formano tali note armoniose, eccetera, eccetera, che la creatura si sente deliziata e il creatore stesso si sente deliziato da quegli atti prodotti dall'anima cooperante con il Fiat Supremo. Quindi possano, ecco, queste considerazioni spronarci sempre di più a portare quanti più atti possibili. Ecco, mi raccomando, io raccomando sempre, l'atto preventivo non deve essere toccato, per nessun motivo. La mattina appena svegliati, perché quella è una grandissima salvezza, perché almeno mette al sicuro tutto quello che facciamo, specialmente quando poi, disgraziatamente, per tante motivazioni, insomma, perdiamo un pochino di attenzione o cose di questo genere, insomma, no?
Io raccomando sempre l'atto preventivo, l'atto di fusione, quello lungo, quello esteso, e anche, insomma, per chi già ha scelto la Divina Volontà, quella bellissima formula di consacrazione alla Divina Volontà, di rinnovare queste cose quotidianamente. Quindi, e di fare in modo, che sono consigli pratici, di innescare, diciamo così, dei processi di ripetizione, in modo tale che certi atti, che imparo piano piano a portare nel divin volere, vadano, diciamo così, in automatico. Questo non lo possiamo fare. Alcuni atti, diciamo, per esempio, cioè fondersi con la Divina Volontà prima che si va a dormire, se si impara a farlo, poi diventa automatico. Quando uno si mette a letto, subito viene quel pensiero. Se si impara ad unirsi alla Divina Volontà quando si mangia, oltre che a fare il segno della croce, la preghiera prima che si mangia e dopo, diventa automatico, quasi automatico, che quegli atti, così quando facciamo qualche cosa, ci mettiamo a fare un lavoro, saliamo in macchina, insomma, e il resto cerchiamo di moltiplicarli sempre di più. Ricordiamo sempre che questo non ci esime, evidentemente, no? Dalla necessità anche di farla la Divina Volontà e di discernerla. Non basta soltanto fare gli atti, no? Ma gli atti devono essere buoni. Però certamente più atti nel Divino Volere si fanno, e certamente infinitamente meglio è per noi e per tutti. Il vivere nel divin volere muove tutto. Abbiamo ascoltato queste splendide parole di Gesù, che sono un po' la sintesi, o Santa Vergine Maria, di tutto quello che abbiamo meditato in questi due brani. Chiediamo sempre il tuo aiuto, ecco, perché, come Gesù dice, possiamo ogni giorno di più e meglio renderci conto di che cosa significa operare nel Fiat Supremo, i prodigi che contiene, per poter instaurare una santa gara, ecco, nell'operare in esso, nel portare non nulla dei nostri atti, ecco, dentro questa capacità ininterrotta, attualizzante, generativa del Divin Volere. Queste sono tutte quante operazioni divine, ecco, tu che sei tutta divinizzata dalla grazia, trasformata, ecco, in perfettamente in divina, aiutaci a comprendere per quanto possibile l'importanza di queste cose e a renderle nostre non solo convinzioni operative, ma anche principi concreti delle nostre opere e delle nostre azioni. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.